Habemus et papam. Cardinale Meroncalli. Annuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum et reverentissimum Dominum, Dominum Johannem Battistam. Il pubblico evidentemente ha indovinato, si tratta del cardinale arcivescovo di Milano. Sante Romane Ecclesie, cardinale Montini. Il cardinale Giovan Battista Montini, e sentiamo qual è il nome che egli ha scelto. Qui sibi nomen imposuit Paulum Sextum. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Albinum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Luciani. Qui sibi nomen imposuit Ioannis Pauli Primi. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Wojtyła. Il cardinale primate di Cracovia, che è una delle città più cattoliche del mondo. Questa è una scelta, scusate il termine, veramente straordinaria. Ritorna un papa non italiano dopo quattro secoli. Dal 1522 non c'era un papa italiano. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien chers frères et sœurs, liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters, annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
eminentissimum ag reverendissimum Dominum, Dominum Iosephum. Sancte Romane Ecclesie, Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti decimi sexti. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesie Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Mi sento nel conclave del 2005, argentino. Y escoge el nombre de Francisco que habíamos estado comentando. Así habían dicho, el primer papa jesuita de la historia.